potrebbe partire a dicembre, quindi con gli acquisti di Natale, il cosiddetto cashback, cioè la possibilità di rimborso del 10%, cioè 300 euro su un tetto massimo di 3.000 euro di spesa effettuata con carte di credito, bancomat o carte prepagate. I primi rimborsi potrebbero scattare a febbraio, anche se l'area che tira è di un Natale con un forte ridimensionamento per gli acquisti a causa del Covid e dell'altrettanto galoppante crisi socio-economica del Paese. Per ottenere questi rimborsi, secondo la bozza del decreto di attuazione, bisognerà essere maggiorenni e residenti in Italia e scaricare l'app della pubblica amministrazione, indicando codice fiscale e IBAN bancario. Saranno necessarie almeno 10 operazioni al mese, anche di piccolo taglio all'inizio, e poi almeno 50 operazioni a semestre. Il 1 dicembre partirà il cashback, ovvero un piccolo rimborso per chi utilizza i mezzi di pagamento elettronici, carte prepagate, di debito e di credito. Sarà un passo avanti verso la digitalizzazione, ma anche verso la sicurezza, senza nulla togliere a coloro che vorranno ancora proseguire a pagare in contanti. Un punto però è da chiarire. Qualcosa è stato fatto sulle commissioni, ad esempio saranno eliminate quelle fino a 5 euro, ma bisognerà ridurre tali commissioni sia per il consumatore ma anche per gli esercenti che ancora pagano fra noleggio, commissioni, utilizzo e via dicendo delle commissioni abbastanza elevate.